Bentornati e bentornati a una nuova edizione del telegiornale del Salvagente, la guida utile a tutti i consumatori. Coldiretti e Filiera Italia chiedono agli europarlamentari di opporsi al regolamento che prevede della tolleranza per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi di prodotti che contengono pesticidi vietati, ma l'Italia chiede deroghe. Coldiretti e Filiera Italia si sono rivolte agli europarlamentari con una lettera chiedendo di sostenere due mozioni di risoluzione che saranno discusse e votate nella riunione della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare. Le mozioni si oppongono ai progetti di regolamento della Commissione europea volti a stabilire dei limiti massimi di residuo per sostanze attive non più autorizzate in UE, creando così delle tolleranze all'importazione per i prodotti che contengono tali sostanze. Le tolleranze all'importazione previste dai regolamenti della Commissione, è indicato nella lettera, riguarderebbero un'ampia gamma di prodotti importati da paesi terzi, tra cui ortofrutta, cereali, piante ornamentali, legumi e prodotti di origine animale. Coldiretti e Filiera Italia, in qualità di rappresentanti del settore agricolo e alimentare italiano, ribadiscono tre richieste fondamentali: ritiro dei progetti di regolamento che introducono tolleranze all'importazione per le sostanze vietate in Unione Europea, non concedere tolleranza all'importazione per i prodotti provenienti da paesi terzi che contengono sostanze attive vietate in Europa e presentare nuovi regolamenti che fissino i limiti massimi di residui per tali sostanze pari al limite di determinazione analitica di 0,01 mg per chilo, in linea con il principio di precauzione. Questo è un appello alla tutela della concorrenza leale e della salute, scrivono. L'introduzione di tolleranze per le sostanze vietate permetterebbe l'ingresso nel mercato europeo di prodotti provenienti da paesi terzi, con residui superiori a quelli consentiti per i prodotti europei, danneggiando gli agricoltori dell'UE e compromettendo il principio di reciprocità nel commercio internazionale. Fissare un limite di residui pari al limite di determinazione analitica di 0,01 mg per chilo, come proposto nella mozione, sottolineano Coldiretti e Filiera Italia, rappresenterebbe una misura essenziale per garantire che i consumatori europei non siano esposti a rischi evitabili e che gli agricoltori europei non subiscano una concorrenza sleale. Purtroppo l'attenzione delle associazioni di rappresentanti degli agricoltori italiani per la salute dei cittadini, quando si tratta di metterli al riparo dai pesticidi, non è sempre così alta. Per esempio, nella primavera del 2023, molti agricoltori in Veneto, dove la cicalina della vite aveva attaccato la produzione viticola, avevano chiesto al Ministero della Salute di andare in deroga al divieto di utilizzo di clorpirifos, pesticida tossico vietato dall'UE. Il Salvagente per l'occasione aveva chiesto a CIA e Coldiretti una presa di posizione netta. Nessuna delle due realtà si era schierata contro la deroga. Ora parliamo di pollo. Infatti, Esteri Animali pubblica un report con i mancati impegni delle principali insegne della grande distribuzione per il benessere animale. Ecco chi fa meglio. I supermercati italiani non sono sufficientemente trasparenti e collaborativi sul piano della tutela dei polli allevati dai loro fornitori. Condizioni di allevamento che si riverberano sulla qualità delle carni vendute, come testimonia il fenomeno delle white striping, le striature bianche di grasso che si notano sui petti. E dall'accresciuto livello di grasso nei petti, come ha confermato il test condotto dal Salvagente su 18 prodotti venduti in supermercati e discount italiani. Ora, Esteri Animali ha pubblicato una nuova analisi, Supermercati italiani, impegni e trasparenza per i polli, per valutare quanto le insegne della GDO si impegnano per il benessere animale della filiera avicola. L'analisi fotografa l'attuale panorama italiano sulla base dell'andamento delle conversazioni intrattenute negli ultimi 2 anni con i leader del settore Aldi, Bennet, Conad, Coop, Esselunga e Gruppo Selex. Le pagelle date da Esteri Animali a ogni catena si basano su un giudizio personale e rispecchiano le informazioni che, entro fine luglio 2024, le insegne hanno scelto di condividere con l'associazione. Purtroppo i risultati mostrano da un lato un'insufficienza di trasparenza e dall'altro la mancanza di un approccio pienamente collaborativo tra gli stakeholders, necessario ad affrontare le imminenti sfide di sostenibilità. Ai fini di valutare in maniera più oggettiva possibile i supermercati, l'associazione ha identificato 3 macro aree di interesse. La qualità delle conversazioni, in cui è stato tenuto conto il tipo di contenuti condivisi nelle comunicazioni e di quanto il supermercato si sia dimostrato reattivo nel rispondere, la proattività, vale a dire la propensione a esplorare proposte concrete di avanzamento, e infine la presenza di impegni concreti e significativi per i polli nelle comunicazioni pubbliche in tema di benessere animale e sostenibilità. Le valutazioni vanno da 1 a 10, ma i voti complessivi raggiunti dai supermercanti analizzati dal report non superano il 5. La richiesta di Esteri Animali nei confronti dei supermercati è quella di implementare i criteri dell'ECC per i prodotti a marchio proprio, mettendo in atto fin da subito alcuni passi concreti come conoscere nel dettaglio tutti gli aspetti critici delle proprie filiere, definire gli obiettivi temporali concreti per ogni criterio di miglioramento e pubblicare un impegno in linea con l'ECC, includendo i loro marchi.
Anche le private label, considerate marchi fantasia. Circa il 6% di chi acquista misuratori di pressione rischia di avere risultati falsati per via del bracciale troppo piccolo. Come scegliere questo apparecchio? Vediamo nel servizio. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Hypertension ha rivelato un problema significativo nel monitoraggio della pressione sanguigna. Milioni di americani, altrettanti europei, potrebbero non essere in grado di utilizzare correttamente i dispositivi domestici per misurare la pressione, poiché i bracciali standard, forniti con molti misuratori di pressione, non si adattano alle loro braccia. Questa scoperta solleva preoccupazioni sia per la precisione delle misurazioni che per la salute cardiovascolare delle persone più a rischio, in particolare gli adulti neri. Lo studio, condotto da un team di ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e guidato dal dottor Kunihiro Matsushita, ha analizzato la dimensione dei bracciali forniti con i dispositivi misuratori di pressione sanguigna disponibili su Amazon.com. I ricercatori hanno esaminato 16 modelli tra i più venduti nel gennaio 2024, escludendo quelli con bracciali da polso. Dei 10 dispositivi finali, 9 erano dotati di bracciali per braccia di circonferenza compresa tra 22 e 42 cm, mentre uno copriva un intervallo leggermente più piccolo, fino a 40 cm. Confrontando queste dimensioni con i dati del National Health and Nutrition Examination Survey, raccolti dal 2015 al 2020, i ricercatori hanno scoperto che il 6,4% degli adulti statunitensi, pari a circa 16,5 milioni di persone, ha braccia troppo grandi per questi bracciali standard. Di queste, circa 2/3 soffrono di ipertensione. Inoltre, lo 0,3% degli adulti, circa 800.000 persone, ha braccia troppo piccole per questi dispositivi, il che rappresenta un ulteriore problema per le misurazioni accurate. Un dato particolarmente preoccupante emerso dallo studio riguarda la popolazione nera. Circa l'11,8% degli adulti neri ha braccia troppo grandi per i bracciali standard, contro una media del 6,4% per l'intera popolazione. Questa disparità è grave, poiché gli adulti neri presentano anche un rischio più elevato di ipertensione rispetto ad altri gruppi etnici. Il dottor Matsushita ha spiegato che utilizzare un bracciale troppo piccolo può portare a una sovrastima della pressione sanguigna, con un aumento del numero sistolico di circa 5 punti per chi necessita di un bracciale grande, e fino a 20 punti per chi ha bisogno di un bracciale extra large. Matsushita e il suo team suggeriscono che i produttori di dispositivi per la misurazione della pressione dovrebbero aumentare le dimensioni standard dei bracciali, passando da un intervallo da 22 a 42 cm a uno da 25 a 45 cm, che coprirebbe circa altri 2,3 milioni di adulti americani. Tuttavia, la soluzione ideale sarebbe consentire ai consumatori di scegliere la dimensione del bracciale al momento dell'acquisto, proprio come si fa per l'abbigliamento. Per chi sta acquistando un monitor per la pressione sanguigna da usare a casa, gli esperti consigliano di misurare la circonferenza del braccio superiore, utilizzando un metro a nastro posizionato nel punto medio tra il gomito e la spalla. In seguito, bisogna verificare che il bracciale incluso con il dispositivo sia della giusta dimensione. E ora andiamo a scoprire cosa ha da dirci l'editore del Salvagente, Matteo Fago. Oggi voglio parlarvi di un tema semplice, ma tutto sommato che noi vediamo sempre molto importante. È sempre bene sottolineare quali sono le cose, come comportarsi rispetto a questi fenomeni, e cioè il fenomeno delle truffe, truffe online, truffe telefoniche, truffe di qualunque genere in realtà, che vengono più delle volte fatte contro i consumatori, ovvero contro le persone magari che semplicemente rispondono al telefono perché squilla. Ecco, alcuni consigli. In genere vediamo di capire, per capire quali sono poi questi consigli, vediamo di capire un attimo in che maniera il truffatore riesce a truffarci. Intanto, cos'è la truffa? La truffa è promettere qualcosa che in realtà non si può erogare, che non esiste, che è un servizio fasullo, eccetera, o per il quale non siamo titolati a fare quel determinato lavoro, e farsi pagare. Quindi si realizza nel momento in cui c'è una prestazione che poi in realtà non viene erogata proprio perché non è possibile erogarla. Sarebbe il discorso del famoso mattone. Io compro una macchina fotografica, mi danno una scatola all'interno della quale c'è un mattone per farmi sentire il peso, e invece della macchina fotografica trovo quello che ho pagato evidentemente a caro prezzo. Come fa il truffatore a convincerci della sua buona fede? Il truffatore ci fa generalmente delle promesse straordinarie e ci fa sentire, ci fa provare l'illusione di stare facendo un grandissimo affare. E questo, nel momento in cui avviene, in tutti i casi in cui avviene una cosa di questo genere, cioè troviamo qualche cosa che sembra troppo bello per essere vero,
Ecco, quello ci deve scattare un campanello d'allarme e dire: bene, qui aspettiamo un attimo, vediamo, perché potrebbe nascondersi dietro una truffa. Tutte le volte in cui c'è un problema di vedere qualcosa di straordinariamente bello. E in questo spiega, per esempio, tutte le varie truffe che esistono adesso di tipo finanziario, tutte quelle che ci promettono di guadagnare tantissimo investendo in azioni dell'azienda XYZ. Questo ovviamente nessuno lo può sapere, ma soprattutto il problema di questo tipo di attività, di truffe, è che di fatto non è nemmeno che ci danno le azioni che vengono dette che noi stiamo comprando. Vi sarà capitato di ricevere telefonate: compra le azioni Amazon perché adesso così guadagnerai 10 volte in pochi mesi, eccetera. Tutto falso, perché non solo non è vero che le azioni Amazon crescono così rapidamente, ma soprattutto non ci vengono nemmeno vendute azioni Amazon. Se proprio vogliamo comprare azioni Amazon o di qualunque altra società, quelle che volete, andate in banca e ve le comprate. Non è assolutamente un problema, ma non assolutamente date retta a questo tipo di interazioni che sono tutte fasulle. Queste avvengono telefonicamente, sul web, tramite applicazioni e così via. L'obiettivo di tutte queste truffe è ottenere prima di tutto i nostri dati personali, e i dati personali servono poi per ricontattarci e per sapere chi siamo, per scoprire cose in più su di noi. Quindi mai dare i dati personali se non si è assolutamente certi della persona con cui si sta parlando. I nostri dati personali sono preziosi e non vanno distribuiti in giro come se niente fosse. Stesso discorso per tutto quello che sono documenti, carte di credito, eccetera. Mai dare queste informazioni a meno che non siamo assolutamente certi dell'interlocutore che abbiamo dall'altra parte. Ma assolutamente certi vuol dire che possiamo fare in ogni momento una domanda dicendo: ma lei è veramente della TIM, della Vodafone, dell'Enel, quello che è? Allora facciamo così: mi lasci un numero di telefono, io verifico e la richiamo. Cioè, la seconda strategia importante da tenere a mente è: non dobbiamo avere fretta. Ricordate che il truffatore cerca sempre di convincerci di stare per fare un affare straordinario, e questo ci convince dicendo: guarda che fra pochi giorni scade questa promozione, non posso più fartela, eccetera eccetera. Lasciate stare, non c'è problema. Nuove offerte, se mai fossero offerte legittime, ci saranno sempre, ma il truffatore fa così per convincerci a fare una cosa di corsa senza pensare. E invece noi dobbiamo pensare, e quindi dobbiamo dire: va bene, sarà anche vero, aspettiamo, ci risentiamo domani, ti richiamo io. È la Vodafone che mi parla, chiamo Vodafone e vedo da loro. È l'Enel che mi parla, chiamo l'Enel e vedo da loro questa fantastica offerta. Quindi attenzione, quindi le istruzioni fondamentali sono: non dare i dati, mai 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 dare i dati. Secondo, aspettare, non avere fretta e non allarmarsi, perché più delle volte facciamo il gioco del truffatore. L'edizione di oggi termina qui, ma voi continuate a seguirci tutti i giorni qui con il TG del Salvagente, sulla rivista, sul sito e su tutti i canali social. Buon proseguimento!